Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la E-Tech X06, tastiera da gaming di tipo meccanico con illuminazione RGB, facente parte della linea Taurus, una linea dedicata esclusivamente a periferiche da gioco. La tastiera in questione è dotata anche del sistema Change It Yourself, che ci permetterà di cambiare fisicamente gli switch meccanici presenti sulla stessa con altri venduti in kit appositi e separati. In questo caso abbiamo ricevuto la tastiera con switch meccanici blu, ma potremo cambiare acquistando a parte il kit con switch di colore red, brown o black. Nel retro della confezione troveremo le caratteristiche principali in lingua italiana e in lingua inglese e una tabella illustrativa con i passaggi da eseguire per il cambiare lo switch. All'interno della confezione troveremo un classico manuale utente, un estrattore a duplice gancio nella parte superiore per rimuovere il caps in plastica, in quella inferiore per rimuovere il switch. Troveremo anche quattro switch meccanici dimostrativi, tra virgolette, della disponibilità dei kit disponibili, quindi c'è di colore rosso, brown, blu e black. Troviamo infine la tastiera stessa, la E-Tech X06. Come vediamo, il design è abbastanza aggressivo e, tra virgolette, dedicato ai videogiocatori. È una tastiera prettamente in colorazione nera. Nella parte superiore troviamo uno chassis, un plate in alluminio che conferirà maggiore solidità alla tastiera stessa. Il layout di digitazione in questo caso è americano. La tastiera è dotata anche di numerose funzionalità quali tasti multimediali, tasti macro, tasti per lo switch dei profili di redeterminazione e quant'altro. Precisamente troviamo anche dei dettagli quali il logo e il nome della serie Taurus al di sopra del tastino numerico e la parte inferiore E-Tech, ovvero il brand stesso. Alcuni tasti, come vi dicevamo, ci permetteranno anche di cambiare il polling rate da 40 millisecondi a 5 millisecondi e sono i tasti F1 ed F4. Ovviamente saranno sempre da attivare in combinazione del tasto Fn. A seguire F5 e F8 i tasti per le macro, F9 e F12 per i tasti multimediali o ancora 1, 2, 3 per i profili di illuminazione preimpostati o eventualmente dovessimo giocare ad FPS, premere il tasto F6 sempre in combinazione del tasto Fn oppure RTS il numero 5. Abbiamo anche un tipo di illuminazione per chi dovesse utilizzare la tastiera in ufficio premendo il tasto 7, insomma una tastiera con abbastanza funzionalità e caratteristiche. Spostandoci nel retro della tastiera troviamo un classico frame in plastica, una struttura in plastica. Nella parte superiore troviamo i piedini in plastica che potremmo rialzare per agevolare la digitazione e nella parte inferiore due in gomma. Come possiamo notare, gli switch, o comunque la struttura degli switch stessi, è rialzata, un po' come abbiamo visto nelle ultime tastiere da gaming dei brand più famosi. Lateralmente possiamo osservare anche i profili in metallo del chassis superiore, del plate superiore. Vi mostriamo anche gli switch adottati dalla X06. Come possiamo vedere, sono presenti degli switch blu, non sono brandizzati, quindi non sappiamo se sono degli Otemu, ancora dei cloni degli Otemu, dei Kali oppure dei classici originali Shenry MX. Prendendo l'estrattore, vi mostriamo anche come rimuovere lo switch stesso. Ecco qui. Con un facile e veloce gesto avremo la possibilità di rimuovere lo switch e sostituirlo con un altro avendo acquistato il kit a parte. Nella parte superiore troviamo anche il LED e in quella inferiore troviamo due fori che ci permetteranno di innestare lo switch stesso. Riposizioniamo manualmente lo switch ed anche il caps.
Il cavo della X06 è rivestito in treccia di tessuto, classico. Il connettore USB placca d'oro, anch'esso classico. Con questo vi rimandiamo dunque alla recensione scritta con maggiori immagini illustrative, approfondimenti e analisi testa sul nostro sito www.eximhardware.com. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.